Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Nord Italia, anni 60, piccolo paesino di campagna, il classico posto di 200-300 anime dove si conoscono praticamente tutti quanti. Ci sono due carabinieri, l'appuntato e il maresciallo. L'appuntato è un ragazzotto del Sud Italia sui 25 anni, da pochissimo è entrato nell'arma. Il maresciallo è una persona di mezza età, molto vecchio stampo, un militare molto burbero, molto ligio alle regole. Ciò nonostante, questo maresciallo ha comunque preso questo giovanissimo appuntato un po' come sotto la sua ala protettiva. C'è un rapporto molto serio, molto funzionale tra i due, però il maresciallo cerca anche di essere un po' come una specie di padre per questo giovane ragazzotto del Sud Italia che sta cercando di fare carriera nell'arma. Allora, ha piovuto durante la nottata, quindi la mattina presto i due, prima di entrare in caserma, fanno velocemente un giro di pattuglia, giusto per vedere un po' com'è la situazione, se ci sono problemi sulle strade e roba così. Arrivano davanti alla casa della classica vedova, signora sugli 80 anni che vive da sola con le galline e i cani, si coltiva un po' la terra, insomma, quelle classiche cose di campagna. È mattina, saranno le 7:15, e vedono che c'è la luce accesa dentro la casa, quindi la signora già è alzata, già sta cominciando a governare le bestie, è tutto a posto, quando l'appuntato, vedendo una cosa nel cortiletto davanti alla casa, frena. E la cosa che vede è che ci sono le galline davanti al cortiletto che stanno razzolando, e c'è il gallo tutto impettito che sta puntando il cane, e il cane che sta abbaiando contro il gallo. Il maresciallo vede che l'ha puntato di colpo, ha frenato la gazzella, ha puntato, che sta facendo? Andiamo, dai, è tutto a posto, dobbiamo entrare in caserma. Il giovane ragazzo, che è molto ligio alle regole, che è sempre stata una persona che non parla mai se non è interpellato, non mette mai in discussione un ordine, è sempre signor sì, non vuole contravvenire a un ordine di un diretto superiore, però è particolarmente titubante, così titubante che è rimasto lì con la mano sul cambio, la mano sullo sterzo, non se la sente di partire, c'è qualcosa che non lo convince, e lo dice. Non lo so, maresciallo, mia nonna, prima di dar da mangiare alle galline, attaccava i cani, perché altrimenti avrebbero litigato col gallo. E non capisco perché il cane la catena ce l'avrebbe, ma non è attaccato, e le galline sono fuori. È strano. Il maresciallo per un istante resta stupito dalla reazione dell'appuntato. Ma insomma, ti ho dato un ordine diretto, dobbiamo passare. Però sarà perché, appunto, l'ha preso sotto la sua ala protettiva, sarà perché si sente un po' come un padre, sarà il tono di voce del ragazzo, che non è un modo di mancare di rispetto, ma è un tono di voce pesantemente preoccupato, sarà lo sguardo del ragazzo, e sarà che il ragionamento dell'appuntato fila. Fatto sta che il maresciallo dice «Va bene, mi ha convinto, diamo un'occhiata». I due scendono, il maresciallo si avvicina alla porta della casa, mentre l'appuntato fa il giro lateralmente per avvicinarsi verso l'aia, e improvvisamente l'appuntato, al grido di «Oddio, signora!», parte di corsa. E appresso ci va subito il maresciallo. La signora è stesa per terra davanti al cancello dell'aia, che piange sommessamente, in mezzo al fango. Praticamente la mattina, all'alba, è uscita per andare a vedere come stavano le galline, dopo aver aperto il cancelletto dell'aia, è scivolata, è caduta per terra, non si riesce più a rialzare, si è rotta il femore, e se non fosse stato per il dubbio venuto a un appuntato dei carabinieri, chissà chi l'avrebbe più trovata quella signora lì. Ecco, questo aneddoto me lo raccontò un amico carabiniere in pensione, gli successe proprio nel corso del primo anno di servizio, su al nord, in Emilia-Romagna o in Liguria, non ricordo bene i dettagli. Ora, probabilmente voi pensavate che io stessi per raccontarvi una barzelletta sui carabinieri. Beh, diciamo che di barzellette sull'arma dei carabinieri ce ne sono tantissime, ma ci sono anche tanti piccoli grandi racconti come questo, per ricordarci che l'arma dei carabinieri è comunque molto vicina alle persone, molto più di quanto possa sembrare. Bene, oggi, in questa puntata di Diario di Viaggio on the road, vorrei parlarvi del numero unico di emergenza, rispetto al principio di quando c'è bisogno di allertare le forze dell'ordine, quando, chiamando il numero unico di emergenza, è il caso di chiamare la polizia, e quando invece è il caso di chiamare l'arma dei carabinieri. C'è una differenza tra le due cose, o la differenza è principalmente legata al territorio o alla località in cui ci si trova? Beh, vediamo di analizzare un pochino più nel dettaglio questa situazione, per cui cominciamo. Sigla! Alcuni
alcuni anni fa, agosto, la settimana per così dire di San Lorenzo, il periodo delle stelle cadenti. Infatti di notte siamo andati a guardare le stelle cadenti in campagna, stiamo tornando verso casa, sarà l'una e mezza, le due meno un quarto di notte. Sono sulla provinciale, sto per prendere il curvone che è a gomito, che scende e ci porta giù dalle colline, ma poco prima di imboccare questo curvone vedo che c'è una mucca che sta pascolando sul bordo della strada. E meno male, perché vedendo questa mucca comincio a rallentare e dico «Ma che ci fa questa da sola di notte in mezzo alla strada?» E non era da sola. Come faccio la curva? Mi fermo perché ci sono molte altre mucche in mezzo alla strada, ma mica due o tre, una decina, forse una quindicina, che camminano sul bordo della strada, che passeggiano in mezzo alla strada. Ce n'era una proprio seduta in mezzo alla strada. Ora, fortunatamente, stavamo su una provinciale, la Sotto Canicattini Floridia, che a Siracusa la conosciamo veramente quattro gatti, quindi che a quell'ora di notte è una strada dove non passa praticamente nessuno. Ok, ma una quindicina di mucche in mezzo alla strada, sulla curva, sono una cosa di una pericolosità pazzesca. Subito penso bisogna fare qualcosa, che cosa faccio? Siamo veramente a un tiro di sputo, a 3-4 km da Canicattini, c'è una grossa stazione dei carabinieri, ok, chiamiamo i carabinieri. Chiamo i carabinieri, spiego al militare che mi risponde in sala operativa più o meno dove mi trovo, gli spiego la strada, siamo qua, sulla strada del Foro Boario, e a un certo punto mi viene naturale, cercando di spiegargli «Guardi, è un po' complicato spiegare la strada, però so che se deve venire qualcuno da Canicattini, perché d'altronde la caserma sta qua dietro, a 3-4 km. Chi è di Canicattini la conosce questa strada, comunque, quindi non lo so, mi vuole dare il numero della caserma di Canicattini, li chiamo e gli spiego il posto direttamente a loro, ma il ragazzo che mi ha risposto giustamente mi fa «No, lei ha perfettamente ragione, rimanga in linea, le passo io direttamente la caserma di Canicattini». E infatti mi risponde Canicattini Bagni, parlo con il militare per veramente meno di un minuto, la situazione è questa, ci sono queste mucche su questa strada, sì, prima della curva, ah, perfetto, sì, 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 stiamo arrivando subito. E infatti dopo veramente un paio di minuti arrivano i carabinieri, si mettono intanto all'inizio della strada, si resta un carabiniere con la macchina con i lampeggianti accesi, un altro si fa una passeggiata fino in fondo alle curve in maniera tale da fare segnale alle auto che stanno arrivando. Nel frattempo con il mio amico e l'altro carabiniere ci mettiamo a cercare il Vaccaro aveva aperto il cancello, era salito sull'ape e si era addormentato. Voi immaginatevi intanto poi con i carabinieri e il Vaccaro cercare di tirare tutte le mucche e riportarle dentro il recinto di notte, no? Che poi le mucche che uno dice «Oh, magari si spaventano e fanno il latte acido!» Ma che le mucche stavano lì paciose, non gliene fregava niente! La mucca «Dai, andiamo!» E la mucca Ma comunque, ora, come dicevo appunto, ho pensato che la caserma dei carabinieri stava lì dietro e per quello ho pensato di chiamare i carabinieri. Ora, naturalmente, avrei potuto anche chiamare la polizia. Tra l'altro all'epoca non c'era il numero unico di emergenza, quindi c'era la polizia col 113 e i carabinieri col 112. La prima cosa che ho pensato però è stata appunto «Vabbè, qua dietro c'è una stazione dei carabinieri». Per questo ho deciso di chiamare i carabinieri. E tuttora, perché è il caso di chiamare la polizia o i carabinieri? In realtà non c'è nessuna differenza. Se uno ha bisogno delle forze dell'ordine perché è in corso un reato, è in corso un pericolo, c'è una situazione complessa che si vuole andare a segnalare, tendenzialmente non cambia molto il fatto che uno vada a chiamare la polizia o i carabinieri. Ecco che in questo caso quello che è intervenuto è una conoscenza della geografia del territorio. Se c'è una situazione di pericolo e c'è bisogno di allertare la forza più vicina, ecco che uno sa «Siamo davanti alla questura, siamo a 100 metri dalla questura, vabbè, allora chiamo la polizia, siamo a 100 metri dalla stazione dei carabinieri, vabbè, in questo caso eravamo a 3-4 km dalla stazione dei carabinieri, ma da quello che mi veniva in mente che la questura stava a Siracusa, quindi comunque una decina, quindicina di chilometri di distanza, mi veniva in mente che i carabinieri erano più vicini». Ecco per quale motivo ci può essere una scelta che si fa di chiamare, come forze dell'ordine, la polizia o di chiamare i carabinieri. Quello che si ha a disposizione, chiamando il numero unico di emergenza, la possibilità di chiamare le forze dell'ordine. Quello che si farà è chiedere le forze dell'ordine, chiedere alla polizia o chiedere ai carabinieri. Se uno non sa quale delle due stazioni è più vicine, alla fine non fa nessuna differenza, magari soprattutto se si è in città non c'è nessuna differenza, ma quando si tratta di segnalare qualcosa fuori città, magari sapere che c'è una stazione dei carabinieri o una stazione della polizia più vicina può fare la differenza, può permettere di avere una maggiore
maggiore velocità nell'intervento, perché si può mandare una squadra che si trova più vicina. È solo questa la differenza, ma dal lato nostro, dal lato del cittadino, in realtà è solo questa. Poi può anche succedere che in una situazione del genere uno magari va a chiamare la polizia sa che c'è una stazione dei carabinieri veramente a 50 metri, e magari può essere la polizia stessa a dare una voce, a mandare un colpo di telefono all'arma dei carabinieri: ragazzi, c'è questo problema, noi ci mettiamo 10 minuti ad arrivare, voi siete lì davanti, c'avete qualcuno che potete mandare, perché c'è comunque collaborazione tra le forze dell'ordine. Quindi tendenzialmente grosse differenze in questo senso non ce ne sono. Quello che conta è quello di riuscire ad allertare nel minor tempo possibile, ed ecco che quindi quello che conta è di andare a fare la segnalazione al numero unico di emergenza, perché è in corso un reato, perché è in corso una situazione di pericolo, e volete segnalarlo alle forze dell'ordine. L'importante è segnalarlo alle forze dell'ordine. Il fatto di arrivare a segnalare alla polizia o di arrivare a segnalare ai carabinieri è importante, ma è il pelo nell'uovo in questo senso. Ma se uno ha questa idea, perché ha una conoscenza della geografia della zona, sa che, per esempio, la stazione di polizia è veramente a un chilometro, quella dei carabinieri sta nell'altro paese, allora ha senso fare questa differenziazione e dire all'operatore del numero unico di emergenza: guardi, ho bisogno della polizia, no, guardi, ho bisogno dell'arma dei carabinieri, perché stanno più vicini. Ma se uno non ha questa conoscenza, ha bisogno delle forze dell'ordine, che venga allertata la polizia o che venga allertata l'arma dei carabinieri, non cambia le cose. L'importante è allertare molto velocemente le forze dell'ordine. Questo è il concetto di base. Quando dovete chiamare il numero unico di emergenza perché avete bisogno delle forze dell'ordine, non è una questione di una guerra tra la polizia e i carabinieri, non c'è una guerra. L'importante è il risultato, e l'importanza del risultato la si raggiunge allertando le forze dell'ordine. Quale forza si può allertare? Può essere semplicemente un aiuto in ambito territoriale, ma il discorso si ferma lì, non è che c'è una grossa differenza. Anche io ammesso che avessi chiamato la polizia in quell'occasione, sarebbero venuti magari da Siracusa, sarebbero venuti da 15 km, o magari avrebbero allertato loro stessi carabinieri di Canicattini Bagni, e magari invece che in 2 minuti ci avrebbero messo 5 minuti, ma non sarebbe cascato il mondo, quantomeno non era una situazione di pericolo così complicato. So che in quell'occasione, per la conoscenza della geografia del territorio, l'intervento dell'arma dei carabinieri è stato più veloce, tutto lì. Poi tanto alla fine ci siamo comunque messi a cercare il vaccare, siamo messi a combattere con ste vacche per una mezz'oretta per farle rientrare tutte quante nel recinto, quindi la situazione alla fine della fiera si è comunque risolta nel migliore dei modi. Il fatto che ci sarebbero stati necessari, non so, 5 minuti in più per far arrivare un'auto della polizia non avrebbe cambiato molto la situazione. Tutto qua. Prima di concludere, ecco quindi la mia più semplice domanda. Nella zona in cui abitate, o magari nella zona in cui abitano i vostri nonni, i vostri genitori, i vostri parenti che hanno la casetta in campagna, avete un'idea di dove si trova il posto di polizia? Avete un'idea di dove si trova la stazione dei carabinieri? Avete un motivo storico per il quale, quando avete bisogno delle forze dell'ordine, pensate alla polizia invece che pensare ai carabinieri, o pensate ai carabinieri invece che pensare alla polizia? Non so, magari qualcuno in famiglia è un agente di polizia o è un carabiniere, quindi quando avete bisogno di questa tipologia di aiuto andate a chiamare la polizia o i carabinieri, anche se comunque, come ripeto, non è che se uno va ad allertare la forza dell'ordine che sta un pochino più lontana casca il mondo, l'importante resta quello di allertare le forze dell'ordine. Ma sapevate che potesse essere utile conoscere la geografia dei luoghi? Vi è mai capitato di dover andare a chiamare la polizia o i carabinieri per qualcosa? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, con questo vlog spero di essere riuscito a mettere un po' di chiarezza nella necessità di andare a chiamare le forze dell'ordine quando si chiama il numero unico di emergenza 112. Se ci sono riuscito, vi invito a mettere pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E quello non c'è differenza in base alla geografia del luogo, quindi tranquilli. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte sui video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!